Buongiorno. Allora ragazzi, oggi continuiamo un po' con le proprietà dei sistemi dinamici in spazio di stato e vediamo. Nella lezione di stamattina, brevemente nel senso che è breve, diciamo, l'argomento, la proprietà di separazione, cosa consiste, ci farà capire un po' il significato dello stato nel sistema dinamico. Poi la trasformazione di similitudine e il metodo di Sylvester. Oggi pomeriggio affrontiamo l'analisi modale tempo continuo. Bene, allora iniziamo a vedere che cosa intendiamo per proprietà di separazione. Dobbiamo fare dei conti apparentemente noiosi, li facciamo insieme, sono concettualmente molto semplici. Vediamo un attimo. Matrici sono dal contesto. Ok, allora cos'è questo? Ho scritto semplicemente il modello esplicito tempo continuo di un sistema lineare stazionario con istante iniziale 0. Ok? Cosa vogliamo fare? Vogliamo riscriverlo, fare delle piccole manipolazioni, ora vediamo in base a quali proprietà possiamo farle e cercare di riscriverlo spezzando rispetto a un punto t con 1 compreso fra 0 e t. Quindi vediamo un attimo che passaggi dobbiamo fare. Prima di tutto lavoriamo sul primo termine elevato. Beh, io posso fare elevato ad a t più o meno t con 1, questo lo posso fare, e a questo punto io dalle proprietà dell'esponenziale di matrici so che posso scrivere elevato da più o meno t con 1 ovviamente 0, quindi t meno t con 1 più elevato da t con 1, e a quel punto posso spezzare, così come abbiamo visto vedendo le proprietà delle matrici, e quindi avere t meno t con 1 elevato ad a t con 1. Va bene? Dopodiché l'integrale molto semplicemente lo scriviamo con l'integrale da 0 a t con 1 per l'integrale più l'integrale da t con 1. Questo è il primo passaggio che facciamo. A questo punto lasciamo inalterato quello che c'è fuori, cioè il primo termine, non quello che c'è fuori, scusa, il primo termine, cioè l'evoluzione libera. E all'interno del primo dei due integrali andiamo a far comparire anche qui qualcosa che funzioni di tipo 1. Quindi noi abbiamo qua elevato ad a t in tau in d tau, bene? E che per b, chiedo scusa, terribile, per b u di tau in d tau. E qui facciamo lo stesso giochino che abbiamo fatto per la matrice esponenziale dell'evoluzione libera, solamente facciamo comparire t con 1, più o meno t con 1, e poi spezziamo questo esponenziale di matrice in maniera tale che facciamo comparire le due matrici. E quindi qui abbiamo elevato ad a t meno t con 1 per elevato ad a
fuori dal segno di integrale. Ok? La lavagna è semplice e la stessa cosa è stata fatta negli appunti. Questo elevato da t meno con 1 lo posso portare fuori dal segno di integrale. Ok. Faccio un'altra osservazione, e cioè che se vedo questi due termini, questa evoluzione libera e il primo dei due integrali, faccio l'altro integrale, io che cosa osservo? Che a sinistra ho lo stesso termine elevato da t moltiplica t meno con 1. Posso mettere in evidenza. Bene, è una matrice, dal punto di vista simbolico la messa in evidenza è analoga a quella degli scalari, solamente la differenza è che devo dire da che lato metto in evidenza, sempre perché le matrici non vale la proprietà commutativa. In questo caso posso mettere in evidenza a sinistra. Quindi io elevato ad A t meno t con 1, che è moltiplica, elevato ad A. Che cosa riconosciamo? Riconosciamo qualcosa? Se guardate questa espressione, è identica all'espressione di partenza, calcolata rispetto a t con 1, che è un istante intermedio tra 0 e t. Ok? Quindi semplicemente al posto di questa espressione possiamo mettere x calcolato in t con 1. Allora io ho ottenuto quello che volevo, e cioè che cosa volevo? Pensiamoci un attimo. Poi ci vediamo l'interpretazione grafica, che è quella che ci fa, diciamo, capire esattamente tutto. Sono partito dall'espressione dello stato, dell'evoluzione dello stato generica rispetto a un punto T, partendo da zero. Ho fatto dei passaggi, ho introdotto un istante di tempo T con 1, compreso fra 0 e T, e ho detto cerco di riscrivere la mia evoluzione rispetto a T con 1. Che cosa ottengo alla fine dei miei passaggi? Che questa cosa effettivamente è possibile. E io posso riscrivere l'evoluzione x di t, riscriviamo in maniera tale che sia x di t, lo posso riscrivere rispetto a un punto, un istante, chiedo scusa, intermedio t con 1. Di cosa ho bisogno per riscriverlo rispetto a questo istante intermedio? Beh, ho bisogno dello stato in t con 1. E ho bisogno, per calcolare questo integrale, di cosa ho bisogno? Ho bisogno del segnale dell'ingresso fra t con 1 e t. Allora guardiamo un attimo subito l'interpretazione grafica, che è quella che ci fa capire subito che cosa sta succedendo. Certo istante t generico, per conoscere lo stato in generico t ho bisogno di che cosa? Delle condizioni iniziali x in 0, qui in ascissa abbiamo il tempo, in ordinata abbiamo lo stato e l'ingresso.
immaginiamo scalari, perché devo saldare su una semplice interpretazione grande. Per conoscere tutto quanto XDT ho bisogno del segnale d'ingresso e delle condizioni iniziali. Quindi io posso calcolare XDT. Va bene? A questo punto, e questo chi me lo dice? Beh, è semplicemente la lettura del modello esplicito che ho riscritto come prima equazione. Per calcolare XDT devo conoscere tutto il segnale d'ingresso e le condizioni iniziali. Ora, ho fatto dei calcoli per dire, ma se io volessi riscrivere il mio modello esplicito rispetto a un istante t con 1, cosa devo fare? Beh, devo fare quei passaggi. Di cosa ho bisogno? Guardate, io ho bisogno di x in t con 1 e poi ho bisogno del segnale di ingresso da t con 1 a t. Tutto quello che è successo prima non mi serve più. Per cui la frase che ci fa capire il significato dello stato può essere che lo stato sintetizza la storia passata del sistema dinamico. Non devo conoscere nulla di ciò che è successo fra 0 e t con 1, non devo conoscere nulla del passato di t con 1, è sufficiente che io conosca le condizioni iniziali, cioè il valore dello stato in t con 1. Ovviamente devo conoscere anche tutto quanto l'ingresso, e questo mi consente di calcolare il valore dello stato x nel futuro, quindi da t con 1 in poi per un generico istante. Bene, se ci pensate, le equazioni differenziali che avete già trovato, ingresso-uscita, per essere risolte avevano bisogno delle condizioni iniziali, cioè del tutto il valore delle derivate nell'istante iniziale in cui voi studiavate le equazioni differenziali. Concettualmente è la stessa cosa. Questo rappresenta le condizioni iniziali. Possiamo ignorare tutto quello che è successo prima, e ovviamente questo significa che il significato dello stato ci fa capire una cosetta in più sui sistemi dinamici e sul significato di stato in un sistema dinamico in spazio di stato. Nel tempo discreto noi troviamo esattamente lo stesso risultato, i passaggi sono concettualmente uguali, sono leggermente più semplici per il semplice fatto che non c'è l'esponenziale di matrice, che è un oggetto nuovo per voi, ci sono, diciamo, le moltiplicazioni tra matrici, ma non cambia nulla. Quindi invece di riscriverlo tutto, vi faccio semplicemente notare che noi concettualmente stiamo facendo la stessa cosa. Al primo passaggio quello che noi facciamo è scrivere il modello esplicito rispetto all'istante iniziale 0, quindi l'evoluzione di k di x rispetto all'istante 0. Dopodiché introduciamo un k con 1 intermedio fra 0 e k, quindi un campione intermedio fra 0 e k, e qui quello che stiamo facendo è semplicemente la stessa cosa di prima, mettiamo più o meno k con 1 come esponente e poi spezziamo, è, diciamo, assolutamente lecita come operazione. La sommatoria la interrompiamo k con 1 meno 1, e qui andiamo da k con 1 a k meno 1, sappiamo essere la soluzione, e rifacciamo la stessa cosa. Se vedete, più o meno k con 1 all'interno della sommatoria, mettiamo in evidenza a sinistra, portiamo fuori dal segno di sommatoria k meno k con 1, perché non sono funzioni dell'indice di sommatoria, in questo caso è i in questa formula, portiamo a sinistra e tutto quello che è nella parentesi quadra è x in k con 1, quindi concettualmente non cambia assolutamente nulla, e anche l'interpretazione non cambia. Va bene? Questo è, diciamo, il disegnino che vi ho fatto vedere, e la frase che in qualche modo rappresenta sinteticamente il significato dello stato. Va bene?
questa si chiama proprietà di separazione. Più in là nel corso avremo qualcosa che si chiama principio di separazione. Vabbè, farete confusione, ma è normale, diciamo, tra le due cose. Ok, questo era breve, perché è breve mostrarlo e ci fa capire una piccola cosa sui sistemi dinamici. Vediamo adesso di rispondere a un'altra domanda. Nella introduzione io ho scritto modello matematico di un semplice circuito e l'ho scritto una volta utilizzando come variabili di stato una corrente e una tensione, e un'altra volta l'ho utilizzato cambiando le variabili di stato. Ok? E al momento vi ho detto, sono due, diciamo, sistemi dinamici, che due modelli che rappresentano lo stesso fenomeno fisico. Questa cosa mi disorienta un po'. Cioè, il fenomeno fisico è uno. Se io ho due modelli diversi, che cosa significa? Che può avere due comportamenti diversi? Beh, adesso possiamo, diciamo, con quello che abbiamo visto, quel poco che abbiamo visto fino adesso, però possiamo già cominciare a capire cosa cambia e cosa rimane invariato quando io vado a cambiare le variabili di stato, ok? In un modo opportuno, ovviamente. E vedremo che questo rientra sotto il nome di trasformazione di similitudine. Vediamo un attimo, quindi la motivazione qual è? Questo è il nostro bravo circuito, abbiamo bisogno di capire. Se io ho fatto un modello e il mio vicino ne ha fatto un altro, cosa cambia e cosa conservo fra i due modelli? E poi soprattutto ci dice, ok, ma se io so cosa cambia in base alla scelta delle variabili di stato, vuol dire che questo è un grado di libertà per fare qualcos'altro, e lo sarà. Utilizzeremo molto la tecnica di cambiare le variabili di stato per mettere in evidenza qualcosa. Allora, vediamo dal punto di vista formale qual è la definizione della cosiddetta trasformazione di similitudine. Cominciamo col tempo di scritto, ok? Quindi, mi scrivo il mio bravo modello. Lineare stazionario, ho fatto questa ipotesi. Come faccio a dire che ho fatto questa ipotesi? Beh, è lineare perché? Perché ho già sfruttato l'ipotesi, altrimenti non avrei potuto scrivere l'equazione di differenza in forma matriciale. Perché stazionario? Perché non ho messo la dipendenza dal tempo di A, B, C e D. Quindi questa è l'ipotesi che mi consente di partire da questo modello matematico e che faremo molto spesso. Bene, e la ripeterò anche molto spesso. Le dimensioni degli oggetti, delle variabili, sono sempre le stesse, manteniamo la convenzione per tutta la durata del corso, e cioè n è la dimensione dello stato, p è la dimensione dell'ingresso, m è la dimensione dell'uscita. Ok? Per cui l'unica matrice quadrata è la matrice dinamica A, tutte le altre possono avere dimensioni variegate. Ok? Si definisce trasformazione di similitudine questa. Con P matrice di rango pieno di dimensioni
n per n, quindi quadrata della dimensione dello stato di rango pieno. Ora, chi è z? X è lo stato. Beh, z è un altro possibile stato. Quello che voglio capire è adesso, se io ho un legame di proporzionalità fra due possibili stati, cosa succede alle varie rappresentazioni del mio sistema dinamico? Fate attenzione, se vi capitano degli appunti così, presi da qualche chissà dove, x uguale pz, in alcuni testi trovate il contrario, z uguale px, che non cambia nulla dal punto di vista concettuale, se non che tutte le formule sono col p al posto di p a meno 1, va bene? Poiché questa è per ipotesi quadrata di rango pieno, la sua inversa esiste sempre, per cui non c'è un problema di esistenza della inversa, molto semplicemente una convenzione diversa. Quindi se vi arrivano degli appunti, andate a controllare come è definito la trasformazione di sviluppo. Beh, il sistema simile, come è legato a quello originario, è banale, nel senso che lo facciamo, ma non è neanche una dimostrazione, perché si fa molto semplicemente per sostituzione. P è costante, per cui questa cosa qui è valida, ovviamente anche in K più 1. Quindi vado a mettere qua, vado a fare tutte le sostituzioni. A questo punto moltiplico a sinistra per l'inversa di t. Esiste sì rango pieno per ipotesi, da che lato moltiplico lo devo dire, quindi moltiplico a sinistra. In questo modo io ho molto semplicemente che z k più 1 è uguale a p meno 1 a p. E quindi le equazioni alle differenze di primo grado in z avranno una matrice dinamica che io ho indicato con apice A' e una matrice degli ingressi B', che sono legate alle matrici del sistema simile originario A tramite proprio la matrice della trasformazione di similitudine. E quindi A' è uguale a P a meno 1 a P e B' è uguale a P a meno 1 B. Vi risparmio la C perché sta al passaggio dopo, C' è uguale a C per P. Va bene, semplice sostituzione, nient'altro. E D' uguale a D. Ok, questo è il legame formale che c'è fra sistemi simili o equivalenti, io li chiamo simili. Questo è semplicemente il passaggio. E a questo punto mi pongo la prima domanda, ok, ma se io conosco la matrice di transizione di un sistema, posso ottenere la matrice di transizione del sistema simile? Sì, vediamo qual è il legame. Allora, guardate, voglio calcolare A' elevato alla K. Beh, A' elevato alla K è chiaramente A' per A' K volte. Ma A' è P a meno 1 a P.
notte devo fare questa operazione. Le parentesi tonde non mi servono a niente, perché non c'è un ordine, sono tutte moltiplicazioni. Beh, e allora che cosa noto? Che ogni volta che vado a fare la moltiplicazione, più o meno 1 per A, poi P per P a meno 1 dà la matrice identica, che è l'elemento neutro della moltiplicazione, per cui lo posso levare, e rimane P a meno 1 A per A, eccetera, eccetera. Quali sono gli unici che non semplifico? Sono quelli esterni. Per cui questo significa che se io conosco la matrice di transizione dello stato di un sistema dinamico, conosco anche la matrice di transizione dello stato di tutti i suoi sistemi simili, perché P è nota. La devo conoscere, ovviamente, cioè è nota nel senso, la do per ipotesi che la conosco, va bene? Ma allora questo significa che in questo modo, questo è un possibile modo per calcolare la matrice di transizione dello stato, perché se io so che un certo sistema dinamico è in una forma in cui è facile calcolare la matrice di transizione dello stato, posso pensare di portare un sistema dinamico, una forma qualsiasi, in quella rappresentazione in cui la matrice di transizione dello stato è facilmente calcolabile. E questa cosa mi è successa, sì, perché noi abbiamo visto ieri che se la matrice dinamica è in forma diagonale, io so calcolare la matrice di transizione dello stato. Allora, se io parto da una forma qualsiasi e riesco a diagonalizzare, io poi posso calcolare la matrice di transizione dello stato di un sistema qualsiasi. Ed è quello che faremo, diciamo, nelle prossime lezioni. La cosa importante adesso è che io fra due sistemi simili so qual è il legame fra le due matrici di transizione dello stato, ed è questa formuletta. Va bene? Va bene, vediamo un'altra proprietà che si conserva per fortuna, e questo, diciamo, facciamo la dimostrazione, ma se non fosse stato così, francamente, sarei stato molto sorpreso. Io ho un circuito elettrico, metto una tensione in ingresso e leggo una tensione in uscita. Può mai cambiare il fenomeno fisico in base alla mia rappresentazione del modello dinamico? Ovviamente non può cambiare. I due sistemi simili cambiano solamente per la scelta che io ho fatto della variabile di stato, quindi il legame ingresso-uscita non può cambiare. Questo me lo dice la fisica e lo confermiamo velocemente con questi passaggi. Diciamo simile, in realtà è solo una questione di notazione, perché la stessa cosa, ho dimenticato il C' qua, quindi C' per A' elevato alla K per le condizioni iniziali più C' per la sommatoria per I che va da 0 a K meno 1 di A' elevato a K meno I meno 1 per B' per UD, semplicemente copiato il modello esplicito nel tempo discreto, va bene? E ho messo l'apice perché ho scelto il modello con apice. Cosa faccio? Banalmente vado a fare la sostituzione, quindi al posto di C' io vado a mettere C per P, A' elevato alla K l'ho appena calcolato perché è la matrice di transizione dello stato, io già so che vale P a meno 1 A elevato alla K P Z in 0 più qua ancora C', quindi è C per P
sommatoria per i che va da 0 a k meno 1, a prima elevata alla k meno i meno 1 è la stessa cosa, so che vale t a meno 1 a elevato alla k meno i meno 1 p, poi ho b primo che è p a meno 1 b u b. E allora ragazzi, p per p a meno 1, p per p a meno 1, io ho c per p che moltiplica la sommatoria di p a meno 1 a elevato eccetera eccetera, p a meno 1 all'interno della sommatoria è costante, indipendente dall'indice della sommatoria, quindi io lo posso mettere in evidenza a sinistra per tutti i termini della sommatoria. Quindi questo p a meno 1 me lo porto qua, bene, l'ho portato fuori dal segno di sommatoria, e un'altra volta ho una matrice identità. Ah, quindi mi sembra che ho quasi finito. Cosa mi manca per aver completamente finito? Il mio scopo è quello di dimostrare che l'ingresso e l'uscita sono uguali, quindi che cosa significa? Che sono partito dal modello esplicito in Z, voglio dimostrare che è uguale al modello esplicito in X. Qua non c'è X, che osservazione mi manca per mostrare che sono uguali? Come, da dove posso, da dove, qua c'è Z, come faccio a far uscire questo, a far andare via questo Z? Che osservazione devo fare? No? P per Z0, senza fare P per Z0 e X0, ok? Su solo questa osservazione mi mancava e ho finito. Questo è x in 0. A questo punto ho dimostrato che l'uscita scritta rispetto al modello in Z è uguale a quella scritta rispetto al modello X, cioè che il legame ingresso-uscita fra due sistemi simili è invariante. Per fortuna, altrimenti questo avrebbe chiaramente cozzato con la nostra intuizione fisica. Va bene? Ok, quindi abbiamo dimostrato la seconda proprietà. Nel primo caso la matrice di transizione dello stato non è invariante, ma sappiamo qual è il legame. Nel secondo caso ingresso e uscita è invariante. Nel tempo continuo la definizione è la stessa, e diciamo, se voi guardate le matrici del sistema simile, sono formalmente le stesse. Ok? Quindi risparmiamoci un attimo questi conticini e vediamo un attimo solo qual è la differenza per quanto riguarda la MTS. Ok? Quindi stessa definizione, stesso legame fra sistemi simili in termini proprio matriciali, stesso diciamo passaggi, il legame fra le matrici di transizione ora lo calcoliamo un attimo. Un'interpretazione in termini di matrice dinamica, però è una relazione matriciale, quindi ce la teniamo qua. E beh, che facciamo? Banalmente applichiamo la definizione esponenziale di matrice e elevato ad a primo t è uguale alla sommatoria k che va da 0 a infinito di a primo t elevato alla k su k fattoriale. A chi è uguale? Beh, a primo t elevato alla k t elevato alla k, e poi ho a primo elevato alla k perché è uno scalare, quindi posso semplicemente diciamo
meno 1 a elevato alla k di t. Ora che cosa devo osservare? Beh, matrice n per n, questo è uno scalare, lo posso portare qui questo scalare? Sì, lo posso portare qui, perché è uno scalare, ok? Per cui ho la sommatoria di t a meno 1 a elevato alla k, t elevato alla k, t diviso k fattoriale, e questa sommatoria è in k. Allora p a meno 1 e p li posso mettere in evidenza rispettivamente a sinistra e a destra. Questo è uno scalare, quindi questa divisione, diciamo, la posso applicare a tutti gli elementi di questo, ma l'importante è che p a meno 1 e p non sono funzioni dell'indice della sommatoria. E quindi che cosa ho ottenuto? Beh, ho ottenuto la definizione esponenziale di matrice in A. Ok? P a meno 1 e P li posso portare fuori, quello che rimane dentro la definizione. Quindi ho ottenuto qualcosa che è anche formalmente, diciamo, molto simile al caso tempo discreto. Elevato ad A'T è uguale a P a meno 1 per elevato a T. Allora, i commenti che posso fare adesso su questa formuletta sono esattamente gli stessi del tempo discreto. Se io sono in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato per una particolare forma, una particolare rappresentazione dello stato, e allora se sono in grado di arrivare in questa forma con un'opportuna trasformazione di similitudine, io sono in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato di altre rappresentazioni. E questo sarà, è sempre possibile, noi lo vediamo in diversi casi, tranne uno particolare che è formalmente molto oneroso, vi dico solo che esiste, però poi non lo facciamo. Ok, invarianza ingresso uscita ve la lascio come esercizio, perché non cambia assolutamente nulla dal punto di vista concettuale. Scriviamo prima il modello esplicito nell'uscita, ossia la soluzione nell'uscita rispetto al modello in apice, così per partire da 1, al posto di ognuna delle matrici sostituiamo quelle del sistema simile, quindi al posto di A' P a meno 1 AP, al posto di B' P a meno 1 B, al posto di C' C per P, facciamo le sostituzioni e poi osserviamo che possiamo portare fuori dal segno di integrale questo P a meno 1 a sinistra, semplifichiamo tutto, e l'altra osservazione analoga al caso tempo discreto è che P per Z0 è proprio X in 0. Ok? Basta. Dopodiché abbiamo dimostrato che questo è uguale a questo, per cui sollecito con un ingresso U posso avere la rappresentazione interna che mi pare, ma la Y è la stessa. Ok, adesso dimostriamo la terza proprietà. Guardate, non c'è più differenza tempo continuo e tempo discreto in questa pagina, non c'è il tempo, perché questa è una proprietà matriciale, ok? Vale per tutti e due. Autovalori, ossia i zeri del polinomio caratteristico, ossia gli zeri del determinante, cioè devo porre il determinante di lambda i meno a primo uguale a 0. Quando vado a calcolare il determinante lambda i
meno A', so che esce un polinomio, un cosiddetto polinomio caratteristico, vediamo che hanno lo stesso polinomio caratteristico. Ok, questo dimostriamo adesso banalmente. Prima di tutto, sostituisco la matrice identica, ci metto P a meno 1 per P. Ok? Scalare tutte le matrici, questo è uno scalare. Lo posso portare qua? Sì, lo posso portare, per cui ottengo metto in evidenza a sinistra P a meno 1 e a destra P, posso farlo? Certo, lo posso fare. A questo punto, apro un testo di algebra lineare che mi dice che il determinante, poiché P e P a meno 1 sono per costruzione di rango pieno quadrate, hanno un determinante diverso da 0, ok? E quindi il determinante del prodotto di questi tre termini è il determinante è il prodotto dei determinanti, ok? Quindi io posso scrivere che il determinante di P a meno 1 per il determinante di lambda I meno A per il determinante di P è uguale. A questo punto io vi chiedo perché posso fare questa semplificazione. Determinante di P a meno 1 per determinante di P uguale a 1, ok? Sempre me lo prendo un bel libro che mi dice questa proprietà che ho riscritto nella pagina. Quindi significa che uno è l'inverso dell'altro. Però sono uno a sinistra e uno a destra. Perché posso fare questa semplificazione? Io sto ripetendo in continuazione che l'ordine e la moltiplicazione va conservato. Il determinante è scalare. Perché qua non ci sono matrici. Ok, questo non è una matrice, questo è il determinante scalare, quindi in questo caso l'ordine lo posso. Quindi, tutto a posto, hanno lo stesso polinomio caratteristico. Guardate, anche questa è una proprietà che non mi deve sorprendere, questa è la matematica. Però vediamo la fisica. Gli autovalori della matrice dinamica, abbiamo cominciato a vederlo ieri, lo vedremo nelle lezioni da oggi e la prossima lezione, gli autovalori della matrice dinamica conservano l'informazione sui modi, ossia hanno un ruolo che è simile a quello dei poli di una funzione di trasferimento, le costanti di tempo, le sovralungazioni. Anche in questo caso, avere un cambio di costanti di tempo per il semplice fatto di aver cambiato la variabile della scelta dello stato sarebbe andato in contrasto con la mia intuizione fisica del modello. Se il mio sistema va a regime in 3 secondi, non può cambiare questa proprietà se io scelgo le due correnti come variabili di stato piuttosto che corrente e tensione. Va bene? Quindi questa è la matematica, però gli autovalori che rimangano gli stessi è perfettamente coerente con l'interpretazione fisica e sarebbe il contrario se non fosse. E gli autovettori? Gli autovettori cambiano, perché gli autovettori hanno un'informazione che è una direzione ed è strettamente legata allo spazio di stato. Anzi, noi sfrutteremo la trasformazione di similitudini per mettere in evidenza alcune proprietà del nostro spazio di stato che verranno conservate in alcune parti dello spazio di stato piuttosto che in altre. Per cui gli autovettori che hanno un'informazione, diciamo, di direzione sono in genere diversi, sono diversi, va bene? Non c'è nessun motivo per cui debba essere uguale, anzi.
Ok, allora giusto per concludere con un commento, ma allora la scalatura che noi abbiamo visto è una trasformazione di similitudine, la più semplice possibile, perché se io poiché hanno unità di misura diversa, hanno dei valori completamente diversi da fra di loro per motivi, diciamo, di rappresentazione, di grafica, di bilanciamento numerico, io decido di scalare una delle due variabili. Cioè, moltiplico per 1000, esempio che abbiamo visto in aula informatica, la corrente durante quella diciamo, un'eccitazione con una tensione di ingresso dell'ordine di grandezza dei volt, con i componenti scelti la corrente era nell'ordine di grandezza dei 1000 A. Quindi potrei desiderare di dire ok, ma io voglio tutto lo stesso ordine di grandezza, così uso un oscilloscopio, lo scope del SIMUC per altri motivi, e allora moltiplico per 1000 questo valore. Mi fate vedere dov'è la matrice P, quanto vale la matrice P, la volete calcolare un attimo? X uguale pz, giusto? Come siamo partiti da x uguale pz. La matrice P è 2x2 in questo caso, deve avere, vabbè, rango pieno, ma adesso lo so io che è rango pieno perché l'abbiamo costruita. E la matrice P è chiaramente 0 e 0 e 1 qua, in realtà no, è 10 a meno, vabbè, perciò 10 a meno. Ok? Allora cosa significa? Significa che nel momento in cui io faccio la scalatura so che non ho alterato il rapporto ingresso-uscita, so che non ho alterato gli autovalori del mio sistema dinamico, la matrice di transizione dello stato l'ho alterata? Sì, ma so anche qua, di quanto, per cui non sono preoccupato. Quindi se voglio posso scalare. Utilizzeremo la trasformazione di similitudine in un numero particolarmente veramente alto di, diciamo, argomenti per mettere in evidenza delle proprietà del mio sistema dinamico. L'importante è che io so cosa faccio. Va bene? Ok. Allora adesso interrompiamo, facciamo 5 minuti di pausa, interrompiamo la registrazione.